you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Ben trovati a tutti quanti voi, anche quest'anno qui a Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo, la Puglia sta riscuotendo un grandissimo successo. Il segreto? Beh, naturalmente la bellezza dei paesaggi proposti, poi la qualità dell'accoglienza, ma soprattutto ad attirare turisti e visitatori le eccellenze agricole ed enogastronomiche. State con noi che vi raccontiamo tutto. Benvenuti, We Are in Puglia! Se dico Puglia, lei cosa immagina? Il mare, è bellissimo, il mare della Puglia. È una terra stupenda, turisticamente si è lanciata. Terra magnifica, di molte tradizioni, di cultura, gastronomia, da visitare assolutamente. Quindi le spiagge, i servizi, i ristoranti accessibili, tutte queste cose. La Puglia, penso che questo sia l'anno 2015, l'anno di svolta della Puglia, veramente. Meraviglioso, cioè... Io sono innamorata, l'entroterra, la cucina, trovo che siano ospitalissimi e mi piace tutto. La Puglia continua a crescere in termini turistici, siamo a più 8,5% rispetto allo scorso anno e questo possiamo anche dirlo grazie al nostro mondo rurale, quindi al nostro paesaggio, ma soprattutto anche ai nostri prodotti che in qualche maniera permettono di crescere sempre di più il sistema dell'enogastronomia nella nostra regione. E c'è una forte offerta che sta crescendo in quest'ultimo periodo, ma contestualmente c'è anche una domanda di voler venire in Puglia a fare anche turismo rurale e su questo non possiamo assolutamente che non continuare a lavorare per migliorarci sempre di più. Infatti abbiamo programmato con il prossimo programma di sviluppo rurale di sostenere sempre di più il comparto infrastrutturale all'interno del mondo rurale, perché crediamo fortemente che il nostro paesaggio, le nostre masserie, le nostre case rurali, i nostri percorsi culturali possono in qualche maniera creare sempre più una crescita in termini percentuali di presenze del sistema turistico in Puglia. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, bye bye. Alla Bit Milano abbiamo incontrato il sindaco di Ostuni, la città bianca per antonomasia, che propone alla Bit naturalmente tantissime offerte turistiche, ma anche una bella novità legata alla eccellenza agricola di Puglia e perché no anche all'eccellenza enogastronomica, vero? Allora, intorno alla cinta muraria di Ostuni, del centro storico della città bianca, che è quella che ha dato il nome, abbiamo una serie di terrazzamenti i cui lavori di recupero si sono conclusi da poco e che nei secoli hanno fornito il sostentamento a tutte le famiglie che all'epoca abitavano il centro storico, per cui erano dei terrazzamenti che venivano coltivati ad ortaggi e tutto quanto poteva servire per il sostentamento delle famiglie. Il sistema irriguo era una serie di canali che convogliavano l'acqua piovana dal centro storico in questi terrazzamenti a valle. Fantastico, quindi prendendo spunto dalla tradizione, oggi gli orti, di cui tanto si parla anche nelle città metropolitane, divengono d'attualità ed utili anche in una città meravigliosa come Ostuni. Noi li avevamo già, quindi abbiamo avuto la fortuna di saperli conservare, perché in altre città li stanno costruendo, tra virgolette, anche con terrazzamenti sui grattacieli, se vogliamo. Noi ce li abbiamo, ecco, è importante la conservazione di quello che è la cultura di un territorio che serve poi allo sviluppo del territorio. We are in Puglia, grazie. Grazie sindaco.
dovremmo recuperare un po' di orgoglio nazionale. Il mondo è pieno di persone che vogliono, di milioni di persone che vogliono parlare italiano, vogliono mangiare italiano, vogliono vestire italiano, vogliono ascoltare musica italiana, vogliono vedere cinema italiano. E questa è una potenza straordinaria. Abbiamo l'occasione di puntare su un modello di turismo sostenibile che va dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, che offre le bellezze di tutto il paese. Dobbiamo lavorare per evitare che ci sia una concentrazione soltanto nelle grandi capitali del turismo italiano. Tanto sud, perché il sud ha delle potenzialità straordinarie. C'è un numero che grida vendetta: soltanto il 15% dei visitatori internazionali va sotto Roma. E sotto Roma c'è la Sicilia, c'è la Puglia, ci sono i bronzi di Riace, i sassi di Matera, Pompei, Pestum, Napoli, le isole, la bellezza è dappertutto, e quindi davvero è una potenzialità non soltanto per creare occupazione anche qualificata nel mezzogiorno, ma è un'opportunità per il paese investire nel mezzogiorno. La Puglia non c'era, oggi c'è ed è, come ci dicono tutte le ricerche, una meta appetibile, una meta desiderata dei turisti in tanta parte del mondo. Allora si tratta di consolidare quel risultato sapendo che è frutto non di una improvvisazione nella vendita dell'immagine della Puglia. Se la Puglia raccontasse soltanto la bellezza del proprio mare, non andrebbe da nessuna parte, perché il mare bello c'è in tanta parte del mondo. La Puglia deve raccontare i centri storici, l'architettura, le cattedrali e i castelli. La Puglia deve raccontare certo il mare, ma il proprio territorio rurale, gli ulivi secolari e le masserie fortificate. La Puglia deve raccontare i percorsi naturalistici, ma l'enogastronomia. Il turismo religioso può essere assolutamente attrattivo se si ricostruisce il percorso della Via Francigena, se si rende nota la bellezza di Monte Sant'Angelo o di Otranto e se si costruisce un collegamento tra i luoghi, diciamo, della religiosità. Ecco, abbiamo fatto questo. In un decennio siamo riusciti a fare quello che la Toscana e la Sicilia sono riuscite a fare nel corso di 100-200 anni. Abbiamo guadagnato un posto importante. Oggi si tratta di consolidare questo risultato e si tratta di andare avanti, ma naturalmente io sono un presidente che compie il proprio mandato, passeremo il testimone a chi verrà dopo e sicuramente saprà fare anche meglio di noi. L'intreccio tra i prodotti agricoli, la terra, l'agricoltura e il turismo, il paesaggio per noi sono stati il fil rouge che ha legato la promozione della Puglia e che ha fatto anche identificare la Puglia e renderla riconoscibile nel mondo. Le nuove sfide per il futuro? Ma le nuove sfide sono... Partono da Expo, quindi Expo è un'occasione straordinaria di far conoscere l'Italia, per noi è un'occasione straordinaria di far conoscere la Puglia a chi ancora non la conosce, e poi vogliamo continuare sul percorso avviato, rifuggiamo al turismo di massa. Cerchiamo di dare valore a quella che è il nostro entroterra, che è il valore aggiunto del paesaggio pugliese. Credo che la strada percorsa debba continuare a essere percorsa. Everybody get up. Tried to
tutori e lezioni di cucina praticamente in diretta qui alla BIT di Milano. Certo, abbiamo fatto un primo fatto, si chiama Cicirettria. Viene fatto con della pasta fatta in casa da grano cappello, viene mantecata con spunzali, pomodori, rosmarino e ceci. Tutto viene messo dentro, viene aggiunta l'acqua e viene fatto, la pasta viene cucinata insieme a tutti questi alimenti in modo che quel sughetto finisce dentro la pasta e diventa ancora più succosa e più buona. Oltre a quello, poi alla fine viene aggiunto la tria, che è sempre la stessa pasta, più sottile e meno spessa della pasta che abbiamo messo inizialmente, e poi viene aggiunto dell'olio aromatizzato al rosmarino ed è una favola.